Sì, la misura cautelare di oggi ha interessato due organizzazioni di tipo 'ndranghetistico che sono già state interessate da una precedente vicenda giudiziaria, che è quella conosciuta come Operazione Johnny, ma che gli esiti delle attività di indagine che sono state svolte in modo minuzioso dai carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dimostrato che si tratta di organizzazioni criminali che attraverso soggetti che hanno preso il posto dei soggetti precedentemente interessati alla vicenda giudiziaria hanno continuato nell'attività di controllo criminale del territorio di rispettiva influenza attraverso una serie di attività predatorie compiute con condotte intimidatorie nei confronti di esercenti di attività commerciali, nei confronti di imprenditori, oltre che ad attività di collegamento con soggetti che svolgono attività imprenditoriali e con i quali si sono instaurati dei rapporti di reciproca convenienza, tant'è che sono stati contestati anche dei reati di concorso esterno a carico appunto degli operatori economici interessati da questi rapporti con gli esponenti della cosca particolarmente opachi. Ancora molta omertà tra, insomma, tra le persone che comunque subiscono estorsioni. Le vicende investigative di questo procedimento penale hanno consegnato degli esiti che delineano una serie di attività estorsive, come dicevo prima, e di attività di intimidazione. Quindi gli esiti delle attività di intercettazione sono state, diciamo, poste alla base delle contestazioni che sono state formulate nella misura cautelare eseguita oggi. Soltanto in alcuni casi, quando sono stati messi di fronte alle emergenze diciamo di altra natura, talune delle persone offese hanno anche reso delle dichiarazioni che in qualche modo hanno confermato ciò che già emergeva dagli esiti delle attività tecniche. Queste due organizzazioni criminali operavano su due territori confinanti, contigui, quindi diciamo che si sono registrate nel corso degli anni una serie di aspri conflitti fra queste due organizzazioni criminali che sono state scandite anche da vicende particolarmente gravi, vicende omicidiarie particolarmente gravi. In alcuni casi si sono ricercati anche dei punti di equilibrio tra queste due organizzazioni criminali per la spartizione dei proventi illeciti e per l'esercizio di alcune attività estorsive nei confronti di attività economiche di maggiore rilevanza rispetto alle altre. E il punto di contatto per riappianare questi aspri conflitti è stato cercato anche attraverso l'intervento di esponenti di organizzazioni criminali di altre aree, esponenti di vertici di altre organizzazioni criminali, tanto della provincia di Reggio Calabria quanto della provincia di Crotone. Dire di quello che era già stato oggetto dell'attività di indagine nell'operazione Johnny, perché le organizzazioni criminali sono quelle che abbiamo già interessato nell'operazione Johnny, con epicentro nell'area di Valle Fiorita e nell'area di Roccelletta di Borgia, e si è documentato attraverso questa attività di indagine quello che è il nuovo organigramma di queste organizzazioni criminali con i soggetti che ne dirigono l'attività e con i soggetti, diciamo, che partecipano a queste organizzazioni criminali, alcuni hanno preso il posto di comando, diciamo, di soggetti che in precedenza erano stati interessati dalle vicende giudiziarie pregresse e che oggi sono diciamo, detenuti in espiazione di pena. È quasi asfissiante, nuove organizzazioni che continuano, malgrado precedenti operazioni di servizio, a esercitare o voler esercitare un controllo di tutte le attività economiche presenti sul territorio, territorio che, come abbiamo visto, è attivo sul piano di vista delle attività di attrazione turistica, turistico-balneare, e lo fa con una certa spavalderia. Quasi nella consapevolezza di una impunità che però, come insomma, abbiamo visto e non abbiamo registrato, non, abbiamo cercato di contenere, abbiamo contenuto con questa operazione. Diversi imprenditori traevano anche vantaggio e interesse dalla contiguità con la cosca. Certi imprenditori hanno dimostrato di, come dire, cercare di mettere a sistema anche il loro ruolo di
di vittima e da questo cercare di trarre vantaggi proprio attraverso queste organizzazioni.